mentali del bimbi. La macchina è composta dal corpo principale, con uno schermo in cui potremo vedere le nostre ricette. Altro elemento molto importante è il boccale bimbi, che andremo a inserire in questo modo sulla macchina principale. Un altro elemento fondamentale nel nostro bimbi è la lama. Abbiamo poi degli altri accessori che possiamo usare durante le preparazioni, come per esempio la farfalla, che andremo a inserire in questo modo nel nostro boccale. La farfalla sarà utile per esempio per montare dei composti. Ok, un altro elemento del nostro bimbi è il coperchio e il misurino. Il misurino può essere inserito in questo modo nel coperchio, in modo che non si andrà a staccare nel momento in cui gireremo il coperchio. Uno dei tanti punti di forza del bimbi è la possibilità di cuocere al vapore tramite l'utilizzo del baroma. Il baroma è composto di tre parti. La prima, che si andrà a posizionare sul bimbi in questo modo, ed è il primo posto in cui possiamo posizionare i nostri alimenti. Poi è disponibile un secondo strato su cui potremo andare a disporre degli altri alimenti ed infine il coperchio. Inoltre il coprilama, il paraschizzi e la possibilità di cuocere ad immersione. Infine il manuale delle istruzioni per l'uso, un libro di ricette e l'immancabile spatola. Per accenderlo si preme questo pulsante grigio per pochissimo e vedrete la schermata bianca con la scritta Forward in verde. Dopo i primi momenti vi farà scegliere la lingua e potete scegliere qualsiasi lingua vogliate, io scelgo l'italiano. Quindi bisogna scorrere fino a trovare la lingua selezionata, selezionare la lingua e poi andare avanti in alto a destra. Vi selezionerà solo il paese, infatti scegliendo l'italiano ha scelto l'Italia e quindi basta che andate avanti. Poi vi chiederà di connettervi alla rete, basta che fate cerca reti, vi usciranno tutte le reti disponibili, quindi anche la vostra. Selezionate poi la vostra e mettete la password. Se non siete interessati potete saltare il passaggio. Una volta connesso si va avanti sempre con lo stesso pulsante. Poi vi chiedete accedere se avete creato un profilo Cookidoo, così da collegare le ricette al vostro bimbi. Una volta fatto l'accesso si vedrà questo messaggio di benvenuto, altrimenti avreste potuto anche saltarlo saltando questo passaggio. Poi si va avanti con l'ultimo passaggio dove ci sono le istruzioni di sicurezza. Qua dovreste leggere e accettare i consigli che vi darà. E sono 10 istruzioni, brevi istruzioni. E io ora le salterò perché per non allungare troppo il video ognuno potrà leggersele a casa propria. Ora abbiamo settato il nostro bimbi e ci chiede un aggiornamento. In caso di richiesta bisogna aggiornarlo schiacciando su aggiorna. Poi l'aggiornamento partirà automaticamente. La configurazione del nostro bimbi è terminata. Con il bimbi siamo nella home, dove si scorre a destra per avere tutte le funzioni, come ad esempio la bilancia, la spiga, il turbo o molte altre, e le ultime sono la seconda facciata sempre a destra. Altrimenti poi si può schiacciare casetta per tornare nella home. Se si scorre a sinistra si trovano direttamente, si arriva sul sito Cookidoo, dove si possono cercare le ricette che si vogliono. Per impostare il tempo basta schiacciare sul tempo e girare la manopola per quanti secondi si vuole. Stessa cosa per i gradi, selezionando i gradi si possono girare facilmente, e anche per la velocità, si seleziona e poi si gira a che velocità si vuole fare andare il bimbi. Come ultima cosa, se schiacciate su questo pulsante in alto a sinistra vi troverete davanti le ricette. Le mie ricette si dividono tra segnalibri, collection create e collection salvate, che potete tutto e assegnarli nel sito Cookidoo. La mia settimana anch'essa è una funzione del sito Cookidoo. Le cucinate di recente sono tutte le ricette che avete cucinato nell'ultimo periodo e poi potete trovare le impostazioni. Entrando nelle impostazioni possiamo modificare tutte le impostazioni che abbiamo messo in precedenza, come esempio lingua, paese, regione, wifi. Possiamo accendere o spegnere il Bluetooth, visualizzare i dispositivi connessi e visualizzare il nostro profilo Cookidoo e selezionare i suoni, il display, modalità di trasporto e tutte le altre cose nelle impostazioni.